Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, perché dedico i sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 16 aprile 1926. Per vivere nel Divin Volere ci vuole il pieno abbandono nelle braccia del Padre Celeste, come il nulla deve cedere la vita al tutto. Mi sentivo tanto piccola e incapace di fare nulla, ed ho chiamato in mio aiuto la Regina Mamma, affinché insieme potessimo amare, adorare, glorificare il mio sommo ed unico bene per tutti e a nome di tutti. In questo mentre mi sono trovata in un'immensità di luce e tutta abbandonata nelle braccia del mio Padre Celeste, anzi, tanto immedesima come se formassi una sola cosa con Lui, in modo che non sentivo più la mia vita, ma quella di Dio. Ma chi può dire ciò che provavo e facevo? Onde, dopo ciò, il mio dolce Gesù è uscito da dentro il mio interno e mi ha detto: figlia mia, tutto ciò che hai provato
il tuo pieno abbandono nelle braccia del nostro Padre Celeste, il non sentire più la tua stessa vita, è l'immagine del vivere nel mio volere. Perché per vivere in esso si deve vivere più di Dio che di se stessi. Anzi, il nulla deve cedere la vita al tutto, per poter fare tutto e avere il suo atto in cima a tutti gli atti di ciascuna creatura. Tale fu la vita della mia mamma divina. Essa fu la vera immagine del vivere nel mio volere. Il suo vivere fu tanto perfetto in esso che non faceva altro che ricevere continuamente da Dio ciò che le conveniva fare per vivere nel supremo volere. Sicché riceveva l'atto dell'adorazione suprema per potersi mettere in cima ad ogni adorazione che tutte le creature erano obbligate a fare verso il loro creatore. Perché la vera adorazione tiene vita nelle tre divine persone. La nostra concordia perfetta, il nostro amore scambievole, la nostra unica volontà formano l'adorazione più profonda e perfetta nella Trinità Sacrosanta. Quindi, se la creatura mi adora e la sua volontà non sta in accordo con me, è parola vana, ma non adorazione. Perciò la mamma mia tutto prendeva da noi, per potersi diffondere in tutto e mettersi in cima ad ogni atto di creatura, in cima ad ogni amore, ad ogni passo, ad ogni parola, ad ogni pensiero, in cima ad ogni cosa creata. Lei metteva il suo atto primo su tutte le cose e ciò le diede il diritto di regina di tutti e di tutto. E superò in santità, in amore, in grazia tutti i santi che sono stati e saranno e tutti gli angeli uniti insieme. Il Creatore si riversò su di lei da darle tanto amore, da tenere amore sufficiente per poterla amare per tutti. Le comunicò la somma concordia e la volontà delle tre divine persone, in modo che poté adorare in modo divino per tutti e supplire a tutti i doveri delle creature. Se ciò non fosse, non sarebbe una verità che la Mamma Celeste superò tutti nella santità, nell'amore, ma un modo di dire. Ma noi quando parliamo sono fatti, non parole. Perciò tutto troviamo in lei. Onde, avendo trovato tutto e tutti, tutto le demmo, costituendo la regina e madre dello stesso Creatore. Ora, figlia della mia suprema volontà, chi vuole tutto deve racchiudere tutto e mettersi in cima, come atto primo, degli atti di tutti. Sicché l'anima deve essere in cima ad ogni amore, adorazione, gloria di ciascuna creatura. La mia volontà è tutto. Ecco perciò la missione della sovrana regina e la tua si può chiamare una sola e tu devi seguire passo passo il modo come ella stava con Dio, per poter ricevere l'attitudine divina, per poter tenere in te un amore che dice per tutti amore, un'adorazione che adora per tutti, tutte le cose create. Tu devi essere l'eco nostro, l'eco della mia mamma celeste, perché fu solo lei che visse perfettamente e pienamente nel supremo volere. Perciò ti può essere di guida e farti da maestra. Ah, se tu sapessi con quanto amore ti sto intorno, con quanta gelosia ti vigilo, affinché non sia interrotto il tuo vivere nel mio eterno volere. Tu devi sapere che sto facendo più con te che con la mia stessa mamma celeste, perché essa non aveva i tuoi bisogni, né tendenze, né passioni che potessero minimamente impedire il corso della mia volontà in essa. Con somma facilità il Creatore si riversava in lei e lei in lui. Quindi la mia volontà era sempre trionfante in lei, e perciò non aveva bisogno né di spinte né di ammonizioni.
Invece con te devo usare più attenzioni quando vedo che qualche passioncella, qualche piccola tendenza, vuole sorgere in te e anche quando la tua volontà umana vorrebbe avere qualche atto di vita propria in te. Debbo ammonirti. La potenza del mio volere deve stare in atto di atterrare ciò che sorge in te che adesso non appartiene. E la mia grazia e il mio amore devono scorrere in quel fracido che la volontà umana va formando, oppure impedire con grazie anticipate che il fracido si possa formare nell'anima tua. Perché io ti amo tanto. Mi costa tanto l'anima in cui regna il mio volere ed in cui tiene il suo campo d'azione divina il Sfiat Supremo, scopo unico di tutta la creazione e della stessa redenzione. Che l'amo e mi costa più di tutta la creazione e della stessa redenzione, perché la creazione fu il principio dell'opera nostra verso le creature, la redenzione fu il mezzo, il Fiat sarà il fine. E le opere, quando sono compiute, si amano di più ed acquistano il valore completo. Fino a tanto che un'opera non è compiuta, c'è sempre da fare, da lavorare, da soffrire, né si può calcolare il suo giusto valore. Invece, quando è compiuta, resta solo il possedere e godere l'opera fatta. Ed il suo valore completo viene a completare la gloria di colui che l'ha formato. Perciò, la creazione e la redenzione devono rinchiudersi nel Fiat Supremo. Vedi dunque quanto mi costi e quanto mi sento di amarti? Il Fiat operante e trionfante nella creatura è per noi la cosa più grande, perché la gloria che fu stabilita da noi di ricevere per mezzo della creazione ci viene ridonata. Il nostro scopo, i nostri diritti acquistano il loro pieno potere. Ecco perciò le mie premure tutte per te, le mie manifestazioni a te, il mio amore per tutta la creazione e redenzione tutto accentrato in te, perché in te voglio vedere il trionfo della mia volontà. Bene, oggi è il 5 di agosto, giorno in cui la Chiesa celebra la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, quindi è una data eminentemente mariana, già in forza della liturgia, la dedicazione che succede all'antica festa celebrata in questo giorno, che era dedicata alla cosiddetta Madonna della Neve, perché proprio la Basilica di Santa Maria Maggiore, la cui dedicazione oggi si celebra e che fu fatta in conseguenza del grandioso concilio di Efeso in cui fu definita dogmaticamente la maternità divina di Maria, sorse sul colle Esquilino a causa di un miracolo, appunto accaduto il 5 di agosto, provocato dalla Madonna, una nevicata miracolosa attraverso la quale fu determinato il luogo e il perimetro di costruzione della basilica che la Madonna voleva per sé, appunto in Occidente, la prima grande basilica occidentale, e anche come attestato di questo straordinario privilegio. La maternità divina di Maria è il cuore del suo stesso essere, tutto quello che la Madonna è stato, e lo vedremo, perché per una felice Dio incidenza ci è capitata una meditazione a sfondo eminentemente mariano oggi, tutto quello che la Madonna è ed è stata era tutto funzionale a questa missione unica, dover essere la madre del Verbo di Dio. E noi penso che ricorderemo, se seguiamo regolarmente queste catechesi, se leggiamo il Libro di Cielo, che tante volte Gesù ha detto una cosa, che nonostante tutta la perfezione di grazia che la Madonna aveva, unica, la preservazione dalla colpa d'origine, appunto la pienezza della grazia, la pienezza di tutte quante le virtù, tante volte Gesù ha detto che perché si realizzasse il prodigio dell'incarnazione, ciò che non poteva mancare, e ciò che evidentemente in Maria Santissima era presente e in tutta la sua pienezza, era la divina volontà. Perché Dio non può andare a farsi nessun'altra abitazione,
differente da quella che sia casa sua. E abbiamo sentito che nella stessa Santissima Trinità, addirittura la divina volontà unica, che è il fondamento della concordia perfetta delle tre persone divine e del loro amore infinito e scambievole, è anche il principio dell'adorazione più profonda e perfetta nella Trinità Sacrosanta. Quindi è ovvio, ecco, e qui c'è un panegirico oggi, un'apologia, un elogio della vita della Madonna. Voi sapete che la Madonna, in un'apparizione molto nota, che è quella di Medjugorje, avrebbe anche affermato e rivelato il suo desiderio che in questo giorno, proprio il 5 d'agosto, si celebrasse l'anniversario della sua nascita sulla terra, che la Chiesa liturgicamente celebra l'8 settembre, no? La concomitanza certamente con questo miracolo, questo è certo, come dire, ci consente, come dire, di pensare, quantomeno di non escludere che questa rivelazione possa considerarsi autentica. Quindi non è certamente un elemento decisivo, su questo c'è libertà evidentemente per ora di crederci o di non crederci, però certamente è un particolare non indifferente. E quindi se celebriamo la nascita sulla terra della Madonna, che la facciamo, come dire, oggi diciamo così come devozione privata e poi solennemente, liturgicamente l'8 settembre con tutta la Chiesa, come dire, è particolare che non interessa tanto i fini di questa meditazione. Perché celebriamo la nascita? Ecco, noi sappiamo che celebriamo la nascita della Madonna solo e poi di San Giovanni Battista e poi di Gesù. Di tutti gli altri santi non si celebra la data di nascita. Le loro memorie e feste celebrano la data della morte, cioè della nascita al cielo. Ma per Gesù, Maria e San Giovanni Battista, la vita sulla terra fu una benedizione per tutti, è un prodigio di santità e quindi la si deve celebrare. E quindi mai come oggi è opportuno sentire cosa ci racconta Gesù sulla vita della mamma terrena, anche perché nella schiera dei devoti della Madonna, e ce la sono sicuramente abbastanza, insomma, se si contano le stime dei visitatori dei grandi santuari mariani, basti pensare a Guadalupe, insomma, ai milioni di persone che vanno in pellegrinaggio a Guadalupe ogni anno, o Lourdes, o Fatima, ecco, o la stessa Medjugorje, insomma, che adesso anche il Papa ha autorizzato i pellegrinaggi ufficiali, insomma, quindi sì, la situazione, cominciano a starci i primi segnali di riconoscimento, delle prime apparizioni, quindi c'è da ben sperare. In ogni caso sono tantissime le persone che entrano in contatto con la Madonna. Ecco. Ma essere mariani, nella sua autenticità, questo lo raccomandava già San Luigi Maria Grignon da Montfort, significa vivere la stessa vita della Madonna, provarci. E la vita della Madonna non era altro che questa. Essa fu la vera immagine del vivere nel mio volere, dice Gesù. Con una vita tanto perfetta in essa, prosegue, che non faceva altro che ricevere continuamente da Dio ciò che le conveniva fare per vivere nel supremo volere. Questo è un particolare che ci apre subito ad una prima considerazione, no? Cioè, più noi realmente desideriamo e vogliamo vivere nel divino volere, più per quanto ci raccapezziamo, per quanto ne comprendiamo, per quanto ci sembra di riuscire a capire, cerchiamo di aderire alla divina volontà, è certamente tanto più Dio stesso verrà in nostro aiuto per spronarci, per incoraggiarci, per introdurci sempre di più, per farci capire sempre meglio e soprattutto per farci vivere sempre meglio in questo mondo, no? Mondo tutto divino, del divino volere. Al termine della preghiera preparatoria, la meditazione, io chiedo sempre al Signore, lo chiedo per me e per tutti evidentemente, attraverso questa meditazione ti preghiamo di farci comprendere sempre più e sempre meglio che significa volontà di Dio
E come vivere in essa, no? Perché meditazione dopo meditazione, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, possiamo sempre più addentrarci in questo mondo, che è evidentemente non una realtà che ci viene, come dire, consegnata una volta per tutte, ce l'hai e lì rimani fisso e immobile, ma è una realtà dinamica, quindi in continuo itinere, che può essere una crescita o può essere una diminuzione, un allontanamento. Questo purtroppo è la nostra condizione umana. Vivere nella divina volontà significa, dice Gesù, vivere più di Dio che di se stessi, piano piano. Un particolare che Gesù sottolinea e che deve essere ritenuto da noi un altro spunto di considerazione è quando dice: se la creatura mi adora, dopo aver parlato dell'adorazione che le stesse tre persone divine si rendono reciprocamente nella Santissima Trinità, e la sua volontà non sta in accordo con me, è parola vana, ma non adorazione. Questo vale non soltanto per l'adorazione, ma anche per tante altre cose. Ora, il fine di tutto quello che noi facciamo, delle nostre preghiere, delle nostre devozioni, del nostro accostarsi ai sacramenti, qualunque cosa, il fine è sempre uno: che la nostra volontà si accordi sempre meglio a quella divina. A cosa serve la messa? Certamente la messa è la celebrazione incruenta e la rinnovazione, la ripresentazione sacramentale, possiamo usare il termine che preferiamo, del sacrificio della croce, a beneficio dei partecipanti e di coloro che, per i quali la Santa Messa viene offerta. Ma perché Gesù è morto in croce? Perché ci mette in contatto con il suo sacrificio attraverso la Santa Messa? Perché diventiamo santi, perché vengano eliminate tutte quante le sorgenti di male in noi e possano essere sempre più ampliati, potenziati i canali di bene attraverso una grazia sempre più grande. Quindi anche la messa, che per certi aspetti ha, come dire, rappresenta, come dice la Chiesa, il culmine della vita cristiana, cioè non soltanto la fonte, quindi ciò da cui la vita cristiana sgorga, ma anche il culmine, perché celebrare Gesù e la sua morte di croce, adorarlo per questo, è un atto degnissimo anche in se stesso. Ecco, quindi c'è questa piccola sfumatura. Però, come la conclusione latina del rito della messa, no? Che dice ita missa est, non la messa è finita, ma la messa è, cioè quello che è stato celebrato, adesso tu devi viverlo, altrimenti la celebrazione è stata vana. C'è sempre questa polarità. Allora, la vita della Madonna è stato ininterrottamente ricevere da Dio ciò che le conveniva fare per vivere nel supremo volere, e ricevette tanto amore, dice Gesù, da tenere amore sufficiente per poterlo amare per tutti. Era la numero uno in ogni cosa, si metteva in cima a ogni atto di creatura, dice Gesù, in cima a ogni amore, a ogni passo, a ogni parola, a ogni pensiero, a ogni cosa creata. E l'esortazione che Gesù rivolge a Luisa, la piccola figlia, ecco, la pioniera numero uno del regno della divina volontà, evidentemente si può e si deve applicare, per analogia e per estensione, a ciascuno di noi. Tu devi seguire passo passo il modo come ella stava con Dio per poter ricevere l'attitudine divina. Ecco perché la preghiera introduttoria alla meditazione e anche il dialogo conclusivo sono rivolte, almeno da me, alla Madonna. Perché? Perché la Madonna è una di noi, certamente una creatura eccellentissima, che ha vissuto in maniera
assolutamente eccellentissima quello di cui qui stiamo parlando. Cioè nessuno conosce la divina volontà e nessuno la vive tra le pure creature, certamente eccettuato nostro Signore Gesù Cristo, ma lui non è una pura creatura, lui è il Verbo fatto carne, ma nessuno tra le pure creature conosce di cosa si parli tanto quanto la Madonna. E siccome questi scritti sono veramente tesori nascosti, come dice la parabola del Vangelo, e anche poco compresi, certamente è volontà della Madonna fare in modo che siano scoperti e compresi e vissuti. E certamente la maestra dei maestri, almeno per quanto riguarda l'orizzonte terreno e creaturale, è indubbiamente lei. Ciò che lei visse perfettamente, solo lei visse perfettamente e pienamente nel supremo volere, e perciò ti può essere di guida e farti da maestra. Quindi non è che io faccio queste cose così, no? Ecco. La Madonna è la maestra ed è la guida. E tutti quanti noi, se vogliamo entrare in questo mondo, guai, io che ritengo, insomma, già la vita cristiana che pretenda di estromettere completamente la Madonna dal suo interno non è vita cristiana, quantomeno non è vita cristiana cattolica, quindi questo mettiamocelo bene in testa, perché non è possibile glissare, bypassare o ignorare la nostra doverosa, anche se minima, ma a livello minimo è necessaria, devozione mariana. Ah, poi nella divina volontà, se non ci si mette alla scuola, se non si invoca, anche se non si contempla e non si imita Maria Santissima, il suo stile, i suoi modi, non c'è possibilità di accesso, perché certamente la guida principale, il maestro principale, come ben sappiamo, è il nostro Signore Gesù Cristo, insomma, che la divina volontà l'ha fatta, l'ha vissuta, evidentemente, no? E Gesù stesso, insomma, sul rotolo del libro di me ha scritto di compiere il tuo volere, ho detto: Padre, ecco, io vengo per fare la tua volontà, quindi non, questo evidentemente non è argomento di discussione, quindi non è ciò che la Madonna stessa è, ha tutto imparato e ha tutto quanto appreso dal Figlio, quindi è evidente queste cose, sono evidenti queste cose, insomma, è meglio specificare per evitare equivoci, no? Però questo dobbiamo tenerlo presente, avere questo riferimento fondamentale, spirituale, normativo, un'ottima cosa da chiedersi. Qualunque cosa noi facciamo, questo fa parte già della consacrazione totus tuus, e cosa farebbe la Madonna al mio posto, ma anche se io obbedisco a quel poco che la Madonna mi ha detto. Io tante volte ho raccontato, se posso permettermi, insomma, una piccola parentesi, tante volte ho accompagnato pellegrinaggi a Međugorje e mi sono reso conto tante volte che pellegrini, come dire, erano animati da grandi smanie, come dire, di moltiplicare i pellegrinaggi a Međugorje, ma non altrettanto zelo nel mettere in pratica ciò che la Madonna durante queste apparizioni avrebbe rivelato. E sappiamo tutti quanti, insomma, che ci sono i famosi cinque sassi di Međugorje, che è, come dire, una terapia spirituale impegnativa data dalla Madonna a tutti, non a categorie privilegiate di persone o addetti a lavori, quindi a preti, frati, suore, monaci, vescovi e papa, insomma, ma a tutti. Quindi un programma di vita estremamente impegnativo, con la messa quotidiana, la confessione mensile o preferibilmente settimanale, due digiuni a settimana, tre rosari, rosario integrale ogni giorno. È impegnativo, certo che è impegnativo, ma proprio perché è impegnativo, io dico sempre: perché una terapia così impegnativa? Perché stiamo in tempi, tutti quanti si lamentano che stiamo in tempi difficili,
siamo in tempi di crisi, che siamo in tempi di peccato, che siamo in tempi in cui anche nella Chiesa abbiamo visto tante cose brutte che sono successe purtroppo e altre se ne vedono. Quindi è evidente che siamo in un tempo in cui il diavolo è scatenato, cioè nel senso proprio che è tolto dalle catene, quindi fa strage. E quando ci si deve difendere da un nemico in tempo di guerra, è chiaro che in tempo di guerra non si può, come dire, vivere come se stesse in tempi di pace. Quindi se non ci fossero tempi così difficili, magari la Madonna ti direbbe vai a messa la domenica e fatti una corona del rosario al giorno, forse, posso presumere io. Ma in questi tempi complicati, la Madonna ha dato questa indicazione. È chiaro che questa non è sotto pena di peccato o cose di questo genere, però se una persona dice di credere a Međugorje, per me è sempre stato un controsenso. Cioè, se tu dici di credere a Međugorje, tu questa cosa la devi fare, punto, la devi fare. Se non la fai, tu in realtà non ci credi a Međugorje, perché è come chi dice che crede in Gesù Cristo. Come Gesù cosa dice nel Vangelo? Cioè, perché mi chiamate Signore, Signore e poi non fate ciò che vi dico? Sarebbe meglio non crederci per niente, perché se tu ci credi che io sono il Signore, non fai quello che ti dico di fare, cioè la tua condanna sarà doppia, perché sai, io non ci credevo che tu eri il figlio di Dio, pazienza, ma tu ci credi che io sono il figlio di Dio, se ti dico una cosa la vuoi fare oppure no? Cioè, quindi su questo dobbiamo fare attenzione, perché noi esseri umani siamo sempre un po' così. Ultima considerazione, ecco, Gesù spiega la differenza che c'è tra Luisa e la Madonna. Cioè, la Madonna mi dovevo stare sempre dietro, d'accordo? Quindi a dire sta attenta, questo non lo fare, sta attenta, reprimi questa piccola passioncella, sta attenta a non assecondare questa tendenza, eccetera eccetera, no? Dice invece con te sì, quando vedo che qualche passioncella, qualche piccola tendenza vuole sorgere, quando la tua volontà umana vorrebbe qualche atto di te propria, devo ammonirti, no? Perché altrimenti si forma, bellissima questa espressione, il fracido. La volontà umana produce cose marce, fraciche. Anche di questo ne parla il Montfort nel trattato della vera devozione, quando spiega l'importanza di fare tutte le cose uniti allo spirito, alle intenzioni di Maria. Perché ciò che esce fuori da noi, perché macchiato dalla nostra volontà umana, è sempre roba marcia. Marcia. C'è sempre l'immagine della frutta che va rovinata, no? Allora, ma quando uno si unisce con l'intenzione di Maria, che fa la Madonna? Toglie tutto quanto il marcio dalle nostre azioni, ricava, che ne so, quel centimetro cubo, diciamo così, no? Di materia ancora commestibile, e prepara la macedonia al nostro Signore, quindi butta via tutte quante le montagne di scarti che produce la nostra volontà umana e prepara al Signore una Macedonia degna di lui, che si possa mangiare, insomma, che non lo disgusti per il marcio e per il fracico che purtroppo esce da noi, no? E questa è la nostra condizione strutturale. Dobbiamo farci aiutare, ecco, anche in questo l'aiuto di Maria, e piano piano dobbiamo gradualmente imparare a riconoscere e a prendere le distanze da ogni atto di volontà umana che si forma in noi, che forma purtroppo questa una schifezza, insomma, questo marcio che chiaramente disgusta il nostro Signore e ci impedisce la perfetta unione con la volontà divina.
È la Santa Vergine Maria, oggi abbiamo di nuovo viaggiato dentro il tuo mondo, aiutati dall'esortazione di Gesù, mondo perfettissimo e tutto divino, in cui tu hai navigato sempre con estrema disinvoltura, ecco, capacità, solerzia e facilità. Tra le tante tue virtù è quella appunto di essere pazientissima e premurosissima, quindi sai bene come noi purtroppo siamo dei veri e propri sgorbi dinanzi alla tua immensissima santità. Ecco, fai in modo però che diventiamo sempre meno sgorbi e sempre più, almeno lontanamente, somiglianti un po' con te. Tu sei la creatura prediletta della Santissima Trinità, per cui possiamo e dobbiamo pensare che quanto più si assomiglia a te, quanto più si è graditi a Dio, e tanto più alti si starà in gloria, e tanto più stretti e uniti e fusi si sarà con la Divina Volontà. Non cessare di accompagnarci con la tua materna protezione e soprattutto col tuo materno aiuto e col tuo paziente farci da maestra in continuazione, perché possiamo entrare sempre più e sempre meglio nel divino volere e vivere sempre meglio in esso. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.